Il 2 giugno, Cori, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un 22enne di nazionalità albanese, residente a Giulianello, poiché è trovato in possesso, a seguito di perquisizione veicolare e personale, di 4 dosi di sostanza stupefacente, tipo cocaina, per un peso di 2,6 grammi e 300 euro provento dell'attività di spaccio. Durante la successiva perquisizione domiciliare operata dai militari, venivano rinvenuti materiali e medicinali utilizzati per il confezionamento e il taglio dello stupefacente, insieme ad appunti riportanti la contabilità dell'attività illecita. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, in attesa del rito direttissimo. Con i campionati mondiali che si terranno a Dublino da domani al 19 giugno, si concluderà il percorso seguito durante tutto l'inverno dagli atleti del centro fitness Montello. A rappresentare l'Italia, infatti, sono stati convocati Raffaele Raffa, Ivan Rosa, Alessandro Guerra, Elisa Damo e Luisa Frighi. La squadra di kata maschile si è aggiudicata a Pontedera la medaglia d'oro, affermando la propria superiorità sulle squadre avversarie. Anche nelle finali di kata individuale tenutasi a Osimo il 17 aprile, gli atleti del centro fitness Montello non sono stati da meno, piazzandosi al secondo, terzo e quarto posto. Valigie pronte per i ragazzi di Montello. Ad attenderli c'è il campionato del mondo WUKF, giunto ormai alla sua sesta edizione. L'11 giugno d'aprile i carabinieri del locale reparto territoriale, a conclusione di approfondimenti investigativi, deferivano in stato di libertà un giovane barman per aver versato inavvertitamente all'interno del locale commerciale dove lavorava un bicchiere contenente soda caustica ad un cliente attualmente ricoverato in ospedale. Per il 2016 l'amministrazione comunale di Roccacorga promuove il progetto Borse di socializzazione Giovani Estate Insieme 2016 a favore dei residenti del comune aventi un'età compresa fra i 18 e i 29 anni compiuti o da compiere nel periodo considerato. La domanda di partecipazione dovrà pervenire al comune di Roccacorga entro e non oltre le 12 del 21 giugno tramite l'ufficio protocollo del comune all'indirizzo info@comuneroccacorga.lt.it. Con una denuncia nei confronti di ignoti, Latina Bene Comune rivendica i propri spazi elettorali, nei quali sono stati affissi manifesti con contenuti riconducibili al proprio movimento. Oltre all'occupazione abusiva degli spazi, per cui è stato presentato anche un esposto, Latina Bene Comune intende andare in fondo alla questione, manifestando sin da ora la volontà di procedere penalmente nei confronti degli autori dei manifesti, nel caso in cui essi vengano identificati. Attraverso vari approfondimenti è emerso come l'intera faccenda abbia avuto inizio attraverso post pubblicati su Facebook, fotomontaggi satirici che successivamente sono stati stampati ed affissi. Un modo di fare politica che Latina Bene Comune, tramite una nota, sottolinea di non riconoscere. Si è svolto domenica scorsa il primo nazionale raduno Vespa Club Sermoneta, costituitosi circa da un anno e che annovera già nelle proprie fila circa 50 soci. Gli appassionati vespisti di Sermoneta hanno voluto cogliere l'occasione di mettere in mostra le loro splendide due ruote e dopo aver costituito il club hanno organizzato il primo raduno nazionale dedicato alla memoria di Sara Screti, ritrovandosi nel borgo medievale di Sermoneta. Malgrado il maltempo, per l'intera mattinata tantissimi sono stati i partecipanti arrivati dalle più svariate città italiane. I partecipanti al raduno sono stati circa 200. Dopo un anno di assenza, torna Giulianello Inchiostro, la rassegna di musica e scrittura. L'appuntamento è per venerdì 17 giugno dalle 17 a Piazza Umberto I. Inchiostro è una rassegna artistica itinerante che ha tra i suoi obiettivi quello di valorizzare luoghi pubblici e non di rilevanza storico-artistica, mediante la collaborazione di collettivi, associazioni e singoli nei campi di musica, poesia, fotografia e artigianato del libro. Lo spirito risiede nell'incontro e nella commistione. L'evento, patrocinato dal comune di Cori, è organizzato dall'artista Sofia Bucci, in collaborazione con l'ASBUC di Giulianello e le associazioni Zoo Concept e La Stazione.
Nonostante i rischi per la questione dello sforamento del patto di stabilità, il comune di Bassiano prosegue nel processo di stabilizzazione per i lavoratori socialmente utili impegnati nell'ente. Nei giorni scorsi la giunta ha approvato i nominativi ed ha prorogato la conferma di utilizzo dei lavoratori. Nella nuova deliberazione si stabilisce di confermare i nominativi dei lavoratori, 14 in tutto, che all'interno dell'ente svolgono diverse mansioni. Il comune si impegnerà ad utilizzare i lavoratori per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere e valuterà eventuali successive possibili assunzioni nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego. L'11 giugno d'Aprilia i carabinieri del locale reparto territoriale, a conclusione di un'attività di indagine avviata a seguito di un incendio di natura dolosa dell'autovettura Fiat 500 di proprietà di una giovane del posto avvenuto il 27 aprile scorso, hanno denunciato un 33enne responsabile del reato di danneggiamento di autovettura e di atti persecutori nei confronti della donna. L'uomo ha ricevuto anche un'ordinanza di divieto di avvicinarsi al domicilio e ai luoghi frequentati dall'ex compagna. Sarà inaugurato sabato 18 giugno alle 11.30 il Museo Archeologico di Sezze. Con un decreto del 2015 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha autorizzato il deposito temporaneo di 1.432 reperti archeologici di proprietà statale presso il Museo Civico. È con grande soddisfazione, ha dichiarato il sindaco Andrea Campoli, che viviamo questo momento che segna un passo importante circa il riconoscimento della ricchezza culturale della nostra città. Questo risultato giunge dopo decenni di lavoro teso alla ricerca, alla custodia ed alla valorizzazione dell'enorme patrimonio archeologico di cui è ricca la nostra città. L'intuizione del professor Luigi Zaccheo di tanti anni fa, ha concluso il sindaco, ci ha consentito di arrivare fino ad oggi e vedere riconosciuto un titolo, quello di Museo Archeologico, che ci collega tra le più importanti istituzioni culturali della regione e dell'intero paese. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito in questo lungo percorso e dal raggiungimento di questo risultato, in particolare ai dipendenti dell'Ufficio Cultura e al dirigente di settore Piero Formicuccia.